Allora, sono qui con l'esorcista ufficiale della diocesi di Massa Carrara. Pontremoli, mi corregge anche, perfetto. Padre, si deve ancora credere al diavolo? Certo, è evangelico, è scritto, tutta la scrittura è piena, il Vecchio Testamento è pieno. Quali sono i motivi principali per cui le persone hanno disturbi diabolici? Motivi, le cause Sì, le cause che hanno principali. permesso al demonio di entrare sono diverse, certamente una delle cause è quella classica, qualcuno che ha pagato perché qualche fattucchiere, qualche mago, questi professori come li chiamano, si è messo in moto e ha fatto delle fatture, dei malefici. Questa è una delle cause. E altra causa, un'altra causa che io scopro purtroppo con una frequenza maggiore, soprattutto per i giovani, è che giocano con la tavola, sì, giocano con il Spiritismo. spiritismo e allora ci lascia, prima o poi ci lascia dipendere. Esiste la magia bianca, rosa, No, gialla? no, no, esiste la magia, punto. Bianca è un eufemisma che travisa davvero, non esiste la magia bianca. Un consiglio alle persone che ci vedono. Cosa bisogna assolutamente vietare per non avere questi disturbi? Cosa? Evitare questi ambienti esoterici, maghe, maghine, maghette, cartomanti e compagnia bella, tutti. Anche se a volte fanno qualcosa che funziona, è solo un inganno, poi prima o poi ritorna. Quindi lontanissimo da queste cose, lontanissimo da questo mondo esoterico, chiaro, questo è il primo impatto, poi c'è tutto il retroterra, più ancora peggiore, quello è ovvio. Del satanismo, eccetera, però ovviamente consigliamo sempre la frequenza. È chiaro, quello fondamentale, la difesa migliore, unica, direi per questi aspetti, del contro il missile nemico è la vita cristiana tout court, messa domenicale, la preghiera, la Madonna, il Rosario, San Giuseppe, queste devozioni fondamentali, questa è la vita cristiana, semplice. Grazie, Soprattutto padre. l'Eucaristia e la confessione. La confessione, permettimi, è un autentico esorcismo. La parola non è mia, ma è verissimo lo stesso. Grazie, padre. Prego, immaginati.